Buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. Vi do un saluto veloce. Oggi è sabato 24 agosto, è mattina, non so di preciso che ore siano, vediamo, ve lo dico subito, sono le 10:26. Siamo arrivati da poco a Pugno Chiuso, sempre qui in Puglia sul Gargano, c'è questa caletta e tra poco noi ci andiamo a fare un bel giretto con il kayak. C'è mio marito che lo sta gonfiando, ecco, appena spento il motorino che serve per gonfiarlo, quindi dovrebbe aver quasi finito di gonfiarlo. E niente, ci andiamo a fare un giretto con il kayak. Anche lì c'è un'altra, sa che era una signora, sì, che stava gonfiando però a mano, e invece noi abbiamo non lo so che cos'è, tipo sì, un motorino che si collega direttamente alla macchina e lo gonfia senza che dovete stare a pompare, tipo come sta facendo quella signora. E niente, io sto già in costume, questo è quel costumino carino che vi avevo fatto vedere, che avevo preso da Ovieste, e il sotto invece è perfettamente abbinato con un color rosso corallo, ecco, tipo un colore simile a questo che avevo preso invece da Zurigo, tipo a 2 euro. Niente, mi sono appena spalmata la crema, la protezione solare 50, quella per il viso e poi quella per il corpo, su tutto il corpo. Bella. Allora, mi sono messa gli occhiali di mio marito. Vabbè, questi ora non è che mi staranno molto bene perché sono suoi, però li voglio cercare anch'io fatti così, soprattutto che non abbiano la montatura sotto di questi un po' lunghi sportivi e magari un po' colorati. E comunque adesso sono in charge qua dell'imbarcazione e lui si è tuffato, ha la maschera, le pinne, insomma è tutto attrezzato. D'acqua, dai. Allora, parlo piano perché c'è altra gente vicino. Registro adesso questa clip col telefono perché le altre le ho registrate tutte con la GoPro, a parte quella, vabbè, di stamattina prima di partire col kayak. Ma non so, non ho proprio idea di come sia l'audio e di come siano le riprese, quindi niente, adesso registro questa col telefono. Abbiamo trovato questa caletta bellissima, meravigliosa, che non sappiamo bene come sia accessibile da terra. Poi magari controlliamo e ve lo lascio anche qua perché è molto carina. Quindi se magari passate da queste parti e volete venire, è molto carina come caletta per stare tranquilli qua sul Gargano. E abbiamo fatto il bagno, si sta benissimo. Qua c'è gente che sta cuocendo, sta cucinando. Poi c'è altra gente di là, adesso li riprendo. Qua diventa subito profonda l'acqua, stare lì seduti è piacevolissimo, soprattutto perché non c'è la sabbia che dà fastidio, che si incastra nel costume. Solo che poi però quando dovete scendere fa, cioè scendere, quando dovete uscire fa veramente male, mettere i piedi qua sui sassolini. E comunque la spiaggia è questa. Bellissimo. Essendo sabato 24 agosto, poi c'è relativamente anche poca gente.
Vedete lì questi massi qua? Mi stava facendo notare mio marito che si sono staccati. Effettivamente avevo letto la scorsa settimana che c'era stato un crollo di una parte della falesia, non mi ricordo dove però, se a Vieste. Oppure qui a pugno chiuso, ma comunque è pericoloso perché noi ora ci siamo messi proprio qua sotto, quindi dobbiamo anche essere fortunati che non ci si stacchi niente adesso che siamo qui seduti. Allora, questo è il nostro pranzetto, però siamo circondati da persone che hanno i fornellini e stanno cucinando. E qua vicino a noi c'è una coppia asiatica che sta mangiando boh, tipo noodles appena cucinati, si sente un profumino. Comunque noi abbiamo questi thermos che ha preso mio marito da AliExpress. Qui avevano una scritta, però sono contenta che si sta mano a mano togliendo perché era un po' bruttina. Qui ci dovrebbe essere di più, ecco ancora. No, non mi piace. Ora non vedo l'ora che si tolga. E poi in realtà lui ne aveva ordinato un altro di un altro colore per lui. E solo che poi hanno inviato questo blu e giallo che alla fine non è bruttissimo, ma l'altro c'è cioè in tre colori, questi due colori e l'altro che è verde chiaro e verde scuro qua mi sembra ed era carinissimo, però alla fine gli hanno mandato questo. E invece questo rosa è proprio cute, mi piace molto. Sopra ha il cucchiaio, adesso tolgo questo e monto il cucchiaio e poi dentro c'è il farro. Farro con la rughetta, i pomodorini e il parmigiano. Buon appetito! Allora, noi abbiamo mangiato e comunque sta diventando un po' pericoloso stare qua. Infatti adesso tra poco ce ne andiamo perché non c'è nessuno spot libero che non abbia sopra questi massi. Stanno tutti in dei piccoli anfrattini. E noi che non abbiamo nessun posto dove metterci, calcolate che adesso mentre stavo sistemando lì le cose, nel frattempo cadevano dei pezzetti così di roccia calcarea, che cos'è? Vabbè, di roccia bianca, sembra tipo di stare in una stanza col soffitto con l'intonaco che si stacca, quindi non è il massimo. E anche mio marito prima mentre mangiava gli è caduto qua un pezzettino così di sassolino bianco, quindi niente, adesso ci rimettiamo a posto le nostre cose e poi ripartiamo e ritorniamo verso la base che abbiamo fatto comunque un bel pezzettino. Allora, buonasera, noi siamo ritornati, ma già da un po'. Comunque, prima di dire tutto il resto che vi voglio dire, mi sono messa un attimino a riguardare giusto quei due video che ho registrato col telefono, non ancora quelli registrati con la GoPro. Guardate, vabbè, ma l'avrete già visto. Allora, vabbè, le mie sopracciglia si vede benissimo, non sono folte. Stamattina ero partita da casa come al solito con le sopracciglia fatte. Io me le faccio sempre in realtà, anche se devo stare dentro casa, lo so, sono proprio esagerata. Però no, non mi piace vedermi così con queste sopracciglia che finiscono qua così piccoline, quindi mi piace sempre delinearle. Tanto ci metto comunque un minuto veramente con il pennellino. E quindi stamattina ero partita con le sopracciglia fatte, poi facendomi il bagno al mare, questa è la situazione. Però devo dire che non sono sempre state così le mie sopracciglia. Sono così da circa, mi sa, una settimana perché ogni tanto io me le spunto con le forbicine. Perché soprattutto questa, in questa parte dove fa la curva, mi iniziano tipo a crescere e andare troppo in su e quindi io poi le pettino tutte in su e gli do una spuntatina, però mi sa che qua ho esagerato, cioè non lo so perché c'è questo buco orrendo. Comunque ora mano a mano ricresceranno quei due peletti veramente in fila che riempiranno anche questo buco. E
E niente, allora, sono le 6:30, siamo tornati già a casa da un po' e stavo dicendo mio fidanzato, mio marito ha pulito il kayak di sotto e mi ha tolto tutto il sale e io invece sono salita e mi sono messa un po' a dare una sistemata. Lui si è pure già fatto la doccia, sta davanti alla televisione, si è fatto il suo gin and tonic, si mangia i taralli, mentre io sto qua e non ho ancora concluso niente perché mi è venuta una stanchezza, e a pensare che adesso mi devo andare a lavare i capelli, cioè, ma guardate che schifo questo colore, non i capelli in sé, che comunque, mamma mia, sono sale, cioè, sono pieni di sale, però è proprio il colore orrendo. Domani assolutamente faccio la tinta, però adesso me li devo andare a lavare. Io non mi va per niente. Infatti adesso sono ancora col costume. A me quando non va di fare le cose, sono completamente all'opposto rispetto a mio marito, che invece le fa in fretta e così almeno non ci pensa più e poi si gode in questo caso la serata. Mentre, siccome a me non va di farle, temporeggio e quindi alla fine le faccio, cioè mi rimane sempre questo peso di questa cosa che devo fare. E quindi niente, mi sono messa qui, ho fatto tipo una sorta di colazione. Ho mangiato le stesse cose che mangio a colazione. Mi sono fatta uno yogurt, ci ho messo due kiwi dentro e poi però avevo la fame chimica che mi ha fatto mangiare ben sei fette biscottate con burro d'arachidi e la solita marmellata. Non me l'avevo fatta vedere questa, non mi ricordo. Questa qua che è parecchio dolce, mango e pesca, ma ne metto proprio poca 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 su ogni singola fetta biscottata. Mi piace giusto leggermente sentire il dolce, ma non è che la ricopro tutta di fetta biscottata. Ah, e poi mi sono mangiata anche due di questi biscottini ripieni alla mela. Ora mi devo andare a lavare e niente, poi stasera faccio l'orata al forno con le patate. Allora, sono le 7:25. Io sono stata fino adesso lì sul tavolo a non fare niente, semplicemente col telefono davanti a scrollare reel su Instagram. E niente, ora tra poco mi vado a fare la doccia. Qui ho preparato l'orata, l'ho messa nella carta da forno e dentro ci ho messo dentro nella pancia degli spicchi di aglio e un po' di limone. E poi intorno ci ho messo le patate condite, semplicemente con rosmarino, sale e olio. Adesso in forno e mi vado finalmente a lavare, anche se proprio non mi va, andrei direttamente a dormire, sono molto stanca. Allora, doccetta finalmente fatta, che bello sentirsi i capelli privi di salsedine. E vabbè, adesso non me li sono stata a rifare le sopracciglia, tanto ormai poi avete scoperto questo segretuccio, quindi ormai è inutile che me le disegno. E mi sono messa comoda da casa, questa tra l'altro mi piace tantissimo perché è una canottiera, vedete, proprio molto morbida e che non segna, non è attillata o corta come quelle che vanno di moda adesso. E era di mia mamma, ma non adesso dell'ultimo periodo, è proprio ce l'aveva da un botto di anni, tipo da quando ero piccola io, quindi è molto anni 90. Si vede anche dal disegnino, è molto stile anni 90. E niente, adesso ho appena, ma la peluria a volte si vede che sembra che tipo ho la barba. Vabbè, comunque, che caldo. Cioè no, in realtà non è che è caldo, è proprio umido e l'umidità a me che dà più fastidio in assoluto. Ma penso un po' a tutti. Comunque, adesso ho spento il forno e ho aperto e sono subito fuggita perché sennò quella vampata di odore poi mi rimane per tutta la notte, me la sento proprio addosso con l'odore di patate e pesce. Quindi adesso faccio un attimino a riaggiare, poi vado là, tiro fuori tutto e impiatto. Allora, ecco qua i piattini, l'ho anche già spinato così almeno è tutto pronto e poi qua ci sono altre patate e adesso li porto di là in sala questi piatti perché noi
Da inizio estate ormai abbiamo preso il vizio di mangiare sul tavolinetto, davanti al divano, e mentre guardiamo un film con il condizionatore acceso, quindi ci piace trattarci bene e ormai mangiamo in sala sul divano ormai. Qualsiasi cosa, quindi anche il pesce, stiamo attenti, non facciamo cadere, ovviamente non sporchiamo né il divano né il tappeto e poi dopo arieggiamo bene. Comunque, questa è la nostra cenetta, adesso metto il limone e poi anche un po' di maionese metto a fianco e niente, buon appetito a noi, mi sembra molto buono, io non ho per niente fame e mi sono fatta questo, il mio piatto dove ci sono un po' meno patatine che comunque sono proprio carine, sono venute bene e niente, quello che avanzerà me lo mangio domani perché sono troppo piena, ho mangiato tutte quelle fette biscottate. Allora, cenetta fatta. Cioè, cenetta fatta, cenetta mangiata, solo che poi mi sono resa conto di essermi dimenticata di fare l'insalata o comunque qualche verdura, ma sì, l'insalata volevo fare. E solo che poi dopo stavamo lì, ci siamo guardati Mars Attack, e mentre guardavamo il film, poi non mi andava di venire qua a fare l'insalata, perciò niente, alla fine ci siamo finiti tutto. E niente, adesso devo sistemare un attimino di qua i piatti. Abbiamo finito di guardare Mars Attack, che è del 1996 ed è diretto da Tim Burton. E non sapevamo fosse diretto da Tim Burton, ma comunque è un film che mio marito ha visto appunto nel 96 al cinema, e avevamo entrambi 6 anni. Io non l'avevo mai visto questo film, e però lui, avendolo visto a 6 anni, era rimasto completamente traumatizzato da questi alieni. E quindi niente, l'ha voluto rivedere adesso dopo tutti questi anni e effettivamente sì, cioè io non ce lo porterei un bambino di 6 anni e poi abbiamo guardato per curiosità su internet da che età è consigliato, dicono da 8 anni, ma comunque boh, non, cioè è vero, è un film che può risultare pauroso per i bambini. Comunque niente, sapete, l'ultima assomiglio con questi capelli, vabbè sì, con questa ricrescita fredda e tutti i capelli rossi, cioè rossi, caldi, quante volte ve l'ho detto che non mi piacciono, ma domani facciamo la tinta, ecco, domani assolutamente di prima mattina mi metto a fare la tinta e filmo tutto, e poi vi faccio vedere anche la hair care routine, cioè quindi quello che faccio di solito, i prodotti che utilizzo di solito. E vabbè, comunque con il fatto che li ho ricci, ma qua mi stanno comunque abbastanza piatti, cioè abbastanza, mi stanno proprio piatti. Mio marito stasera mi ha guardato e ha detto che assomiglio a quegli ebrei ortodossi che hanno il cappello nero grosso e poi hanno questi capelli giù che vengono così, oppure hanno le treccine. Vabbè. Niente, vi saluto, ci vediamo domani, sistemerò finalmente questo colore, e poi dovrebbe arrivare la mia amica da Milano, e stare con me tutta la settimana, perciò non so quanto registrerò, però forse magari se riesco qualcosa registro. Bene, vi saluto e con voi ci vediamo direttamente domani, martedì. E finalmente mi faccio la tinta. Che brutto questo colore. Vi saluto, buonanotte e ciao.